Pronto? Pronto, buongiorno Gianluca Fabbri. Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Raimondo Ubini, il giornalista, faccio pure tiki-taka. Parlo con il public relation della Volvo? Sì, mi dica, buongiorno. No, io la chiamo per questa cosa che qui in Campania sta accadendo e che vogliono mettere in guardia la Volvo dopo lo spot fatto come testimonial da De Laurentiis, no? Lei ha conoscenza? Certo. Come la mettiamo? In che senso? Nel senso che praticamente la Campania si è unita, noi siamo meridionali, siamo solidali, no? Io devo prendere appunti per pubblicare l'articolo. Praticamente mi hanno chiesto di chiamare la Volvo per dire che avete fatto un passo falso, perché voi partite dal presupposto di voler acchiappare il cliente, diciamo, che stima De Laurentiis, giusto? E che vede in De Laurentiis il pioniere, o sbaglio? Noi abbiamo deciso di coinvolgere De Laurentiis perché lo riteniamo un personaggio che abbia dei valori da condividere tutto con voi. Ho capito. Fin qui il marketing regge, ma c'è un problema. Che chi stima il presidente gli somiglia un po'. Ha capito? Allora, che tipologia di cliente è? È la tipologia di cliente che entra nella concessionaria Volvo. Mi segue, dottor Fabbri? La sto seguendo. Entra nella concessionaria Volvo, guarda la macchina, fa perdere tempo a quello là che sta nel negozio, nella concessionaria, è bello, è bellissimo, chiama la moglie, moglie mia, la sto comprando, tra poco arriva, ma all'ultimo momento non firma il contratto. Sono proprio così quelli che amano De Laurentiis. Ha capito? E quindi state per fare un buco dell'acqua, perché pensi un po', da domani, da oggi, quanti fans di De Laurentiis andranno dentro alle concessionarie Volvo, guarderanno la macchina, annunceranno alla famiglia che sta per arrivare alla Volvo, ma all'ultimo secondo non firma. Ma guardi, allora, le dico sinceramente, noi abbiamo un'attività con XC90 che l'abbiamo chiamata Pioneers. E non c'è solo De Laurentiis che ci fa da Pioneers per la nostra edizione. Ho capito, ma noi parliamo del Pioneers che ci interessa. In questo momento è De Laurentiis. Perfetto, voi come la mettete? Allora, attenzione. Giovanotto, ma lei non sa quello che è successo con Soriano, perciò parla così e avete fatto tutto questo spot. Ha capito? Ma guardi che non è uno spot, non è una campagna pubblicitaria e non è una cosa di questo tipo. Comunque sentite un po', io ho avvisato la Volvo perché tenga a cuore anche il suo posto di lavoro. Quelli che stimano De Laurentiis si comportano come lui. Le ripeto, guardi, chiami le concessionarie di Napoli e vedi che cosa le diranno. Che sono arrivate decine di clienti, hanno detto sì, bella la macchina, la più forte, la vogliamo. Hanno chiamato a casa, sta arrivando la Volvo e poi all'ultimo secondo non ha firmato. Beh, guardi, allora mi viene da dirle, io la ringrazio per l'informazione. Vada, la chiamo domani e lei mi dirà aveva ragione Raimondo Ubini. Lei mi dirà aveva ragione. Grazie tante, buona giornata. A lei. Ecco, l'opinionista. Vai, ma se...